Innanzitutto voglio ringraziare la famiglia Pomiglio che ha voluto, pensato, realizzato e pagato questa, diciamo, panchina d'arte, questa panchina del poeta, molto bella, molto colorata, che noi abbiamo voluto posizionare nella piazza più importante della città di Gabriele D'Annunzio, ovvero Pescara, cioè Piazza della Rinascita, un tempo salotto, che è oggettivamente una piazza brutta e grigia e spoglia e non più considerata dai pescaresi il proprio salotto, perché torna D'Annunzio a Pescara e torna tutto il bello di D'Annunzio a Pescara, e quindi abbiamo ritenuto che un elemento di colore artistico così attraente fosse il primo seme che, grazie anche a Gabriele D'Annunzio, farà rinascere la pianta che riporterà Piazza della Rinascita a rinascere grazie alla nuova amministrazione di centrodestra. Sì, noi con questa seduta dedicata a D'Annunzio vogliamo lanciare due messaggi chiarissimi. Il primo è che Pescara deve ritrovare la sua identità con il suo personaggio più importante, un figlio che ha girato il mondo e che ha portato il nome di Pescara in giro per il mondo, e quindi noi dobbiamo riconquistare l'identità della città attraverso D'Annunzio. Il secondo messaggio è che Piazza Salotto deve essere riportata a nuova vita, deve riconquistare la bellezza perduta, e quindi anche su Piazza Salotto noi in questi 5 anni agiremo affinché possa tornare veramente ad essere il salotto della città di Pescara.